Nel giorno della presentazione della Rapido Latina Calcio a 5 siamo con Luciano Avellino, uno dei protagonisti della splendida stagione che avete vinto. E a questo punto quali sono le motivazioni per questa nuova annata? Penso che sarà un anno difficile, un campionato che le difficoltà crescono, ma penso che i presupposti, la squadra sta lavorando bene e il mister che è nuovo sta lavorando tanto bene e penso che può essere un bel anno per tutti. No? No, penso che i giocatori, tanto Sazzone come Lara, portano un plus di qualità, sono giocatori di alto livello. Eppure il mister è un allenatore che le piace allenare tanto e che ha tanta voglia di crescere insieme a noi e speriamo che i risultati portano avanti. Ho fatto un anno a Sala Consilina l'anno scorso e adesso faccio per prima volta la Serie A2. Niente, con voglia di iniziare il campionato e fare un bel campionato con tutta la squadra. Non sarà facile, sarà una stagione difficile, però la squadra si sta allenando bene, è un bel gruppo, allora penso che ce la possiamo fare. Ormai siamo agli sgoccioli perché manca una settimana e niente, abbiamo lavorato duramente, stiamo cercando di fare il massimo per farci trovare pronti a questo appuntamento. Insomma, campione di Serie A2, come ripeto spesso, non è quello di Serie B, quindi ci vuole tanto, tanto cuore, tanta passione, tanto spirito di sacrificio e vediamo che cosa riusciremo a fare. Accanto a una rosa comunque già ben collaudata, che comunque ha fatto tanto bene lo scorso anno, ci sono 3-4 nomi nuovi. Sei riuscito già a capire le potenzialità di ciascuno di loro? Sì, diciamo che è stata costruita una squadra un po' improntata anche per il futuro, nel senso che abbiamo mantenuto l'ossatura stabile con 4-5 giocatori di esperienza e poi insomma contornata da giocatori sia di Latina, quindi del contesto del territorio di Latina in generale, e soprattutto 4-5 giovani che io credo abbiano veramente grandi margini di crescita. L'ultima domanda che ti faccio: qual è l'obiettivo che ti sei posto tu personalmente e quale invece è l'obiettivo che ti ha chiesto la tua società? Ma la società credo che si aspetta sicuramente una salvezza, la permanenza nella categoria, speriamo di farlo nella maniera più tranquilla possibile. Poi da parte mia c'è sicuramente l'intenzione di fare il massimo, però il vero obiettivo magari non ve lo dico perché sono scaramantico. Beh, c'è grandissimo entusiasmo, c'è grande aspettativa perché comunque abbiamo faticato tanto per arrivare fino a qui, la società ha fatto gli sforzi importantissimi, il presidente ci ha sempre creduto, ha sempre messo a disposizione sia dello staff tecnico che di noi giocatori tutto affinché comunque potessimo arrivare a questa tanto agognata Serie A. Quindi c'è grande voglia, c'è grande aspettativa, ma soprattutto non siamo impazienti di iniziare questa che secondo me sarà un'avventura bellissima. E non potevamo che concludere questa splendida serata di presentazione della nuova stagione della Rapido Latina Calcio a 5 con il presidente Gianluca Lastarza. Una serata davvero emozionante, tanto pubblico presente, la squadra è stata presentata, adesso si tratta soltanto di iniziare. Sì, sicuramente. È una presentazione che prelude, speriamo, ad un ottimo campionato. Crediamo, io a partire dal sottoscritto e tutta la dirigenza, di aver allestito un'ottima squadra. Sicuramente andiamo a affrontare un campionato che sappiamo impegnativo, per noi sconosciuto per certi versi, quindi vediamo. C'è stata tanta emozione? Sì, emozione, mista a paura. Però ecco, ripeto, quando poi metteremo, come si dice, la nave al porto e partiremo, accenderemo i motori, sappiamo che non ci sarà spazio per le emozioni, dobbiamo spingere sull'acceleratore e andare il più forte possibile.